Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano all'ospedale San Raffaele per un lieve aggravamento, hanno detto, ma lo staff dice solo precauzione. Il quadro clinico non desta preoccupazioni, si legge in una nota dello staff. La senatrice Ronzulli dice c'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento. Vaccino coronavirus, Garattini dice sarebbe un disastro autorizzarlo senza completare l'ultima fase di test. Non scambiamo le speranze per dati di fatto. Il farmacologo e il presidente dell'istituto Mario Negri spiega quali sono i rischi di fare ricerca alla velocità della luce. Lo scienziato però va oltre, dice questa epidemia non è destinata a sparire rapidamente. Sarebbe importante non puntare solo su un vaccino e se avessimo una terapia efficace potremmo sopperire. Intanto il problema dell'antibiotico resistenza e delle malattie infettive è destinato ad aumentare. La ricerca in Italia è ridotta alla miseria. Il patto tra Cairo e De Benedetti, l'aiutino per fregare Repubblica, doppiare Repubblica o comunque assestargli una bella mazzata. Questo è l'obiettivo che si è messo in testa Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera, ragion per cui è disposto a dare una mano a Carlo De Benedetti che sta per mandare in edicola il suo nuovo quotidiano, Il Domani. Così Cipro ha venduto la cittadinanza europea ai criminali, super ricchi e politici e il Covid ridisegna il mercato mondiale dei passaporti. Un'inchiesta di Al Jazeera dimostra che tra il 2017 e il 2019 Nicosia ha venduto il passaporto anche a uomini d'affari con precedenti penali. Ora le regole sono diventate più stringenti ma non retroattive. Nel mondo poi la pandemia ha aumentato esponenzialmente le richieste di cittadinanza da parte dei superricchi a chi meglio ha gestito la crisi Covid-19, dove la sanità è migliore e arrivano appunto i paperoni. Egitto, stuprata da un branco di ricchi in un hotel di lusso del Cairo. Ma la polizia arresta chi denuncia. I social media hanno fatto scoppiare lo scandalo del Fairmont Nile Hotel Cold Case che risale al 2014. Nemmeno la vittima sul cui corpo i violentatori hanno inciso le loro iniziali si era azzardata a denunciare. Quattro ragazze sono andate dalla polizia per raccontare dettagli dopo l'emersione dei fatti, ma sono finite in cella e contro di loro si è scatenata la macchina del fango. Notizie da Napoli e dalla Campania. Camorra, sequestro di persone a scopo di estorsione, 13 arresti tra i clan di Scampia. Alle prime ore del mattino i militari della compagnia Napoli Vomero, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 13 soggetti gravemente indiziati di sequestro di persone a scopo di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Scuola. La Campania apre il 24 settembre. La decisione sarà ufficializzata dalla Giunta la settimana prossima. L'orientamento della Regione Campania è di aprire le scuole il 24 settembre, quanto emerge dalla riunione del Presidente Vincenzo De Luca con i sindacati e i vertici del sistema scolastico regionale. La decisione non sarà formalmente presa ieri sera, ma lì si dice che in una riunione di Giunta a inizio della settimana prossima. Notizie dalla Puglia. Luigi Di Maio a Bari per sostenere la candidata Laricchia alle regionali, incontro il 4 settembre. Il ministro degli esteri prenderà parte appunto a un incontro pubblico in piazza. Non vedo l'ora di confrontarmi con voi e di pensare a come possiamo davvero cambiare e modernizzare la politica del nostro paese, grazie anche al taglio di 345 parlamentari, e questo l'ho scritto sui social. Operazioni di polizia contro i furti di rame nel Barese. A fine giugno gli agenti di polizia erano invece intervenuti nei pressi della stazione di Bari recuperando 130 metri di filo di rame sagomato e 300 metri di corda di rame. Notizie da Treviso e dal Veneto. Aria ex Carnielli, il di Vittorio Veneto, per la bonifica serve un anno. Nell'autunno 2021 inizieranno i lavori veri e propri, strutture pronte nel 2022. Dopo il sopralluogo, Dus e De Bastiani dicono sembra che si sia partiti bene.
Incidente a Pieve di Soligo, 5 feriti e 2 auto sfasciate. I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì nella tarda serata sulla provinciale 4. Fugge e si schianta a Montebellune, ruba l'arma alla gente, preso dopo un folle inseguimento in centro, arrestato un pregiudicato di 36 anni, figlio di un membro della mala del Brenta. Salgareda gratta e vince un sogno, una vita da turista con 300.000 euro, colpaccio di un operaio cinquantenne, padre di famiglia, la barista dice sudava freddo ed è uscito barcollando. Silea, ex barista della Nea Annega in Sardegna, se n'era andata dopo l'emergenza Covid. Sara Rassu, 32 anni, abitava a Ponzano con il papà, aveva lavorato per 3 anni nel noto locale di Silea e poi in altri della città. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti. In Friuli Venezia Giulia e fino al 7 settembre resta in vigore il regolamento attuale sul trasporto pubblico locale, in attesa delle linee guida all'avvio del prossimo anno scolastico. Permane l'obbligo della mascherina a bordo dei mezzi con la possibilità di occupazione del 100% dei posti a sedere nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo, nonché taxi e autobus. Si tratta comunque di una decisione transitoria e le aziende fornitrici del servizio di trasporto dovranno garantire la sanificazione e dovranno vigilare sul corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. E adesso passiamo alla lettura delle altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Troppi minori non accompagnati, i sindaci scrivono alla Morgese. Ciriani di Piazza Fontanini e Ziberna denunciano una situazione al limite e chiedono un intervento del governo. Troppi minori non accompagnati che gravano sul sistema di accoglienza del Friuli Venezia Giulia. A denunciare una situazione esplosiva, come sono i sindaci dei 4 capoluoghi regionali che hanno deciso di inviare una lettera congiunta al ministro Luciana Lamorgese, che martedì 8 settembre è attesa in regione. 3 minori stranieri in fuga dalla quarantena, li ha fermati la Polizia di Stato di Trieste dopo che avevano lasciato la struttura di accoglienza di Villa Nazareth. La squadra volante della Questura di Trieste ha denunciato 3 minori non accompagnati. Avevano lasciato la struttura appunto di accoglienza di Villa Nazareth dove dovevano rispettare il periodo di quarantena fiduciaria. Scontro tra 2 auto in tangenziale, incidente poco dopo le 8.30. All'altezza del palazzo Ipo una vettura si è rovesciata. Incidente appunto intorno alle 8.30 lungo la tangenziale ovest di Udine in comune di Tavagnacco, all'altezza del palazzo della Ipo, per cause in corso di accertamento. Pare durante una manovra di sorpasso si sono scontrate 2 auto, una delle quali si è rovesciata in mezzo alla strada. Cusano, fiamme nella cucina di un bar, zoppola incendio nel cuore della notte poco prima delle 3 in un'attività in via Poincicco. Incendio nella notte a Cusano di Zoppola, l'allarme poco prima delle 3. Le fiamme sono partite nella cucina di un bar in via Poincicco, sul posto la prima partenza e le autobotte dei vigili del fuoco di Pordenone. Ciclista ferita nella zona del cimitero dei Rizzi a Udine dopo l'impatto la donna si è in sella e finita a terra. Intorno alle 17.40 una ciclista è rovinata a terra in via Candonio all'altezza del cimitero dei Rizzi a Udine. La donna, una 60enne residente in città, per cause al vaglio della polizia locale, è stata urtata da una Volkswagen Polo guidata da una 53enne residente nell'Interland udinese, riportando lesioni. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.